Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la politica. L'onorevole Pierluigi Bersani è stato ieri all'Aquila per sostenere le candidature di Articolo 1 con Di Benedetto, Renziano. Nessun imbarazzo. L'ex segretario del Partito Democratico ha detto di essere felice di avere un candidato unitario, anche se a livello nazionale si vuole ribadire il distacco dai Dem. Il servizio di Daniela Rosario. Un movimento nato da poco, quali sono le prospettive di crescita qui in Abruzzo? Grandi, abbiamo molto più pane che denti per il momento. Tanta gente si guarda con attenzione, tutta gente che si riconosce un'idea di centrosinistra, un centrosinistra dove la parola sinistra abbia un senso, un centrosinistra che tiri su le sue bandiere. È un Bersani in grande spolvero con la sua consueta ironia, quello che si presenta all'Aquila per la lista di Articolo 1 che sostiene Americo Di Benedetto. Tanta gente ci guarda con attenzione, ha detto all'ANCE in una sala stracolma, gente che si riconosce in un'idea di sinistra capace di restituire un senso vero alla parola sinistra. E abbiamo molte possibilità di far vivere quest'idea. Ci piace quando riusciamo a farla vivere dentro a un'intesa con tutte le forze centro-sinistra. E sull'appoggio di Benedetto dice nessun imbarazzo. Di Benedetto, Renziano della prima ora. A livello nazionale c'è stata questa netta contrapposizione, ma qui all'Aquila siamo contenti di avere un candidato unitario. Ho già detto che se Renzi funzionasse per il centro-sinistra io non avrei problemi. Qui non è questione di renzismo, antirenzismo. Qui è questione di avere un centro-sinistra che accetti di riconsiderare le politiche di questi 3 anni qui e di cambiare registro. Io all'Aquila sono sempre venuto, sono molto anche emozionato di essere qui, perché qui c'è una roba seria, ragazzi, c'è una roba seria. Quindi io sono arcicontento di poter sostenere un candidato unitario del centro-sinistra. Bersani è intervenuto anche sulla legge elettorale. Non prendiamo in giro i cittadini, dice, lasciamoli decidere chi è il loro parlamentare. Ma in Germania i partiti sono finanziati dallo Stato, hanno una legge, sono trasparenti nelle procedure e hanno il compito di, appunto, di selezionare classe dirigente in trasparenza. Qui in Italia saranno 4 persone che decidono chi viene eletto. Non è la stessa cosa. La cronaca, 3,4 kg di marijuana è quanto trovato questa mattina dagli agenti della squadra mobile di Pescara con il supporto di unità cinofile delle squadre volanti in via Ariosto a Montesilvano, dove la scorsa settimana sono stati effettuati gli sgomberi delle palazzine ghetto. Lo stupefacente era sotterrato in un terreno adiacente ad una delle palazzine sgomberate ed era custodito in una confezione sottovuoto, ermeticamente chiusa e avvolta con del nastro adesivo contenente del caffè macinato, secondo una metodologia usata per eludere l'olfatto dei cani antidroga. Sulla base delle attività investigative, la droga era destinata allo spaccio al minuto ad opera di un gruppo di cittadini stranieri originari del Centro Africa che in precedenza occupavano alcuni degli appartamenti sgomberati. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire all'esatta identificazione dei componenti del suddetto gruppo. 2 arresti per droga all'Aquila, la squadra mobile è intervenuta dopo la segnalazione di alcuni residenti, uno dei due aveva già precedenti in tal senso. La squadra mobile della Questura dell'Aquila, sezione antidroga, nel corso di un'operazione finalizzata alla repressione della vendita al dettaglio di sostanza stupefacente nel quartiere di Sant'Antonio, ha arrestato 2 cittadini rumeni, rispettivamente di 40 e 20 anni, da tempo residenti nel capoluogo di regione. Dall'attività investigativa che ha portato all'arresto è emerso che il primo individuo, già arrestato in passato in esecuzione di un mandato di cattura internazionale per traffico di sostanze stupefacenti, gestiva ora l'attività delittuosa, mentre l'altro, incensurato, svolgeva il ruolo di corriere per conto del complice quarantenne.
Nel corso della perquisizione domiciliare, eseguita nel quartiere Sant'Antonio, all'interno dell'abitazione occupata dai due, sono state sequestrate 9 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio. Gli investigatori della squadra mobile, inoltre, hanno anche sorpreso i due cittadini romeni intenti a frazionare ulteriore sostanza stupefacente di tipo cocaina, posta su un piatto al centro di un tavolo. Le indagini della squadra mobile sono state avviate in seguito ad alcune segnalazioni anonime provenienti da residenti della zona, stanchi del continuo andirivieni presso l'abitazione dei due cittadini dell'Est Europa. D'intesa con il magistrato di turno della Procura della Repubblica dell'Aquila, il sostituto procuratore, dottoressa Simona Ciccarelli, i due cittadini romeni sono stati arrestati. La Direzione Marittima di Pescara ha coordinato in Abruzzo e Molise nei giorni scorsi un'operazione complessa di polizia marittima denominata Onda Blu. L'attività ha visto impiegati 109 uomini e donne di tutti gli uffici dipendenti ricadenti tra Martinsicuro e le isole Tremiti. Sono stati eseguiti su tutto il territorio regionale 116 controlli e comminate 14 sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 33.574 euro. Sono stati inoltre sequestrati nove attrezzi non conformi alle normative vigenti e prodotto ittico per un totale di 575 kg. L'attività ispettiva svolta dagli uomini della Guardia Costiera, coordinati dalla Direzione Marittima di Pescara, ha avuto quale principale obiettivo la tutela del consumatore e la salvaguardia dell'ambiente marino e delle specie ittiche, bersaglio della pesca illegale. Saranno i detenuti della casa circondariale di Pescara, il carcere di San Donato, con il loro lavoro a ripristinare i sentieri naturalistici nei dintorni di Farindola. Questa mattina la firma del protocollo d'intesa, il servizio di Vestina News. Presentato questa mattina presso la sala consigliare del comune di Farindola il protocollo d'intesa che consente, grazie ai detenuti della casa circondariale di Pescara, il recupero e la riapertura dei più importanti sentieri naturalistici del territorio di Farindola e dell'ente parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Un bellissimo progetto nel quale due grandi amministrazioni, quella penitenziaria e l'ente parco, si mettono insieme per dare una mano a questo territorio a ripartire. È un progetto nel quale 8 detenuti del carcere di Pescara, sotto la guida degli operatori esperti del parco, ripristineranno questi sentieri così importanti per far ripartire il turismo in questa zona. Un progetto che riaccende il cuore dei detenuti e il cuore di Farindola. Certo, è un progetto bello, mi piace questo slogan, che riaccende il cuore di Farindola e il cuore di questi detenuti, perché bisogna guardare sempre con speranza al futuro. Questa è la seconda opportunità per i detenuti e per Farindola, e quindi io sono sicura che Farindola, ma anche i detenuti, sapranno giocarsi bene questa loro seconda opportunità. Sì, è uno straordinario progetto messo in campo dalla senatrice Chiavaroli, che non finiremo mai di ringraziare per tutte le iniziative che sta attivando da quel fatidico 18 di gennaio. E questo progetto vede l'ente parco e un altro ente straordinario come la casa circondariale che si mette insieme per dare una risposta sociale a persone che hanno attraversato un brutto momento della loro vita, quindi dando loro la possibilità di redimersi e di ripartire e aiutando un'altra comunità che è in sofferenza come quella di Farindola, affinché questo territorio possa tornare a splendere anche dal punto di vista turistico. E non a caso l'obiettivo di questo progetto è riqualificare alcuni sentieri del parco per rendere la nostra Farindola più bella per i turisti e per tutti i farindolesi. Aiuto importante arriverà dalla società Area Legno, che sarà fornitore gratuito del materiale in legno per le staccionate dei sentieri. E ora ci spostiamo a Pescara. I residenti di Via Battisti sono tornati a denunciare i problemi degli schiamazzi notturni nel quartiere. Ascoltiamo la risposta dell'assessore Cuzzi, Paolo Renzetti. L'anno scorso si parlava di movida violenta, oggi si parla di movida rumorosa, quindi diciamo che c'è stato sicuramente un miglioramento delle condizioni. Sicuramente dobbiamo essere attenti a quella che è la tranquillità e il diritto al riposo dei residenti, ma anche allo sviluppo sostenibile, alla crescita sostenibile di una zona che oggi è in controtendenza rispetto alla crisi commerciale che vivono le più grandi città in Europa e anche in Abruzzo come la città di Pescara. Questa crisi in quella zona non la
conosciuta, perché lì sono stati aperti locali e quei locali danno lavoro a tantissime persone, c'è un indotto molto positivo per la città. La città in estate è aperta, diciamo, al divertimento, e questo io lo saluto come un fattore positivo. Certamente stiamo lavorando sia con la Polizia Municipale per far sì che le regole vengano rispettate da tutti, ma anche con un regolamento che darà delle premialità agli imprenditori che sicuramente adotteranno tutte le misure tese a garantire la tranquillità e il riposo dei residenti. Tra le due posizioni sicuramente bisogna trovare una via di mezzo, perché non è possibile immaginare che una città dinamica come la nostra possa spegnere le luci in estate a degli orari che non sono davvero immaginabili oggi, non li immaginiamo come amministrazione, ma sicuramente non vanno nel senso della crescita sostenibile e dello sviluppo. Noi dobbiamo puntare appunto a una crescita sostenibile e stiamo lavorando per questo. Scarico a Fosso Vallelunga, questa è la nuova denuncia del forum H2O, che attraverso alcune foto e immagini ha mostrato la nuova perdita di liquame maleodorante. Sul posto ieri sera sono intervenuti i carabinieri forestali. È di poche ore fa la denuncia del forum H2O di uno scarico a Fosso Vallelunga, al confine tra Pescara e Francavilla. Come siete arrivati a scoprire questo nuovo scarico, De Santis? Beh, è stato in realtà semplice, perché ci hanno chiamato dei residenti che erano, diciamo, inorriditi dalla puzza nauseabonda che proveniva da alcuni giorni dal torrente, e noi siamo andati ieri sera e effettivamente c'era una puzza incredibile e si vedeva proprio uno scarico. Le nostre immagini che abbiamo subito ripreso, insomma, sono inequivocabili, anche perché si vede uscire anche cose, insomma, rifiuti non certo edificanti. Ecco, abbiamo chiamato subito i carabinieri forestali. Devo dire che insomma, abbiamo dovuto molto insistere per far venire i carabinieri a fare i prelievi immediatamente, che ci hanno detto che sarebbero venuti il giorno dopo. Chiaramente magari lo scarico finiva e si sarebbero perse le prove, diciamo così, quindi abbiamo preteso, diciamo, e sono arrivati verso le 11 di sera e hanno fatto la raccolta dei campioni. Però c'è da dire che è a 300 metri dalla foce del Vallelunga, nella zona antistante il Fosso Vallelunga. Hanno riaperto alla balneazione pochi giorni fa con un provvedimento della regione, a nostro avviso, insomma, vedendo anche quello che è accaduto appunto ieri, quantomeno inopportuno, perché quel tratto del litorale è classificato scarso perché il Vallelunga più volte nel passato ha dato di questi problemi. La legge europea dice che bisogna risolvere alla radice i problemi di contaminazione prima di riaprire la balneazione. Evidentemente questo scarico testimonia che non è stato risolto. A questo punto cosa farete? Noi abbiamo già scritto stamattina anche all'ACA, alla regione, al comune, per chiedere, anche al Ministero della Salute, insomma, anche un po' per contestare questo provvedimento della regione Abruzzo. E chiaramente adesso, essendoci uno scarico, diciamo, segnalato, devono prendere i provvedimenti di cautela per la salute dei cittadini, soprattutto per gli aspetti della balneazione. Polpette avvelenate con la stricnina, incendi di auto nei boschi. In provincia di Chieti si combatte anche così quella che chiamano la guerra del tartufo, tra i tartufai regolari e quelli che smerciano il prezioso tubero sul mercato nero. In area frentana c'è una guerra in atto che si svolge a colpi di polpette per cani avvelenate con la stricnina e di taniche di benzina usate per incendiare le auto nei boschi tra il Feltrino e il Moro. È un avvertimento ai tartufai in regola con tesserino, partita IVA e tassa regionale. Non venite qui a cercare i tartufi, sembrano dire bracconieri che rovinano i campi con le zappe. Ma per accimolare 50 euro al chilo sul mercato nero c'è chi è disposto a tutto, anche a distruggere la vegetazione che poi impiega altri 15 anni per produrre di nuovo tartufi. Questa guerra silenziosa si combatte sulle colline di Frisa, Crecchio, Poggiofiorito e Lanciano. Per tartufi si va all'alba, secondo regolamento regionale modificato nel 2012 assieme alle associazioni di tartufai, che hanno accolto volentieri l'incremento della tassa fino a 150 euro pur di aver garantiti i controlli sul territorio. Che però non ci sono affatto, lamentano. A Pietro Cirigliani è stato incendiato il pick-up alle 5 del mattino mentre cercava tartufi. Sul posto si sente ancora l'odore acre della gomma bruciata. È successo che, come ogni giorno, ci richiamo a tartufi, perché questo è, diciamo, la nostra professione da 30 anni a oggi,
e qualcuno questo evidentemente non fa piacere. E niente, ci hanno incendiato la macchina. Una bella tanica di benzina e se n'è andata in fumo 11.000 euro. Costantino Di Labbio è al lavoro con Mia Lagotto di 2 anni. Ad aprile ha perso il suo bracco, Johnny, avvelenato da una polpetta. Da me un mese fa è morto un cane che stavo su una pastura e non so, ha preso un boccone, puzzava di pesce. Forse l'hanno usato per coprire il veleno che c'era, diciamo, in questo boccone ed è morto. Non ho fatto in tempo a salvarlo, tempo che sono arrivato al veterinario è deceduto lì. Speriamo che lo Stato non abbandona questi tartufai, perché purtroppo ci sono molti che lo fanno per lavoro e l'IVA la paghiamo sui tartufi, le tasse governative le paghiamo, però ahimè siamo abbandonati a noi stessi, quindi speriamo che ciò non scatini una guerra questa. Per Asia Di Marco, l'Istituto Zooprofilattico di Teramo ha accertato l'avvelenamento da stricnina, biocida molto usato in agricoltura ma vietato con direttiva europea dal 2006. Questo è successo il 1 giugno l'anno scorso a zona di Santa Maria dei Mesi. Andando a Tartufi, niente, il cane ha preso un boccone, un wuster, e niente, con un quarto d'ora il cane è morto subito. Anche per Lola di Carmine De Gregorio stessa sorte. Il 5 giugno 2016 in località Selciarole nel comune di Crecchio. Che cosa è successo? Io ero appena sceso dalla macchina per andare a Tartufi, il cane mi ha trovato un tartufo, poi mi è venuta vicino e tremava, dopo 5 minuti mentre arrivavo alla macchina è morta. La regione Abruzzo dunque viene chiamata in causa, non si può rischiare la vita per lavorare. Cambiamo pagina, manifestazione conclusiva per la 10ª edizione del progetto La sicurezza si fa in strada, organizzata dall'Automobile Club di Teramo, che ha coinvolto 36 scuole medie della provincia e 750 alunni. Sono stati premiati con caschi di ultima generazione i 36 vincitori del gioco La patente a punti ed hanno ricevuto premi in denaro i migliori 7 video realizzati dai ragazzi sul tema della sicurezza stradale. Tania Bonnici Castelli. Gli incidenti sulla strada sono la prima causa di morte per i ragazzi tra i 14 e i 25 anni. Nel territorio della provincia di Teramo, secondo i recenti dati ACISTAT, nell'ultimo anno sono stati 14 gli incidenti che hanno coinvolto ciclomotori e motocicli con 17 feriti e 5 morti. Per arginare questa strage continua, l'Automobile Club di Teramo, insieme all'Istituto Scolastico Provinciale e alla Prefettura, da ormai 10 anni porta avanti una campagna di sensibilizzazione nelle scuole medie teramane dal titolo La sicurezza si fa strada, attraverso l'uso di simulatori di guida per motoveicoli e il gioco La patente a punti. È già da 9 anni che l'ACI a Teramo soprattutto ha dato vita a questo progetto che si ripete ogni anno con le scuole di tutta la provincia, sia nella scuola dell'infanzia sia nella scuola secondaria di primo grado. Per noi l'obiettivo più importante è quello di preparare soprattutto in questa ultima fase ogni anno i ragazzi della terza media. Infatti oggi saranno presenti circa 750 ragazzi da terza media, perché da qui a qualche settimana loro andranno nelle autoscuole a prendere il patentino, o anche meglio ancora la patente di tipo A per portare i motocicli. Per noi è importante formarli, anche perché la strada, a differenza di quello che succedeva praticamente qualche decennio fa, che era in funzione dell'uomo, adesso purtroppo noi siamo in funzione praticamente della strada e la strada è diventata un pericolo costante. Ufficio patenti è una bella grana per l'ASL. Come controllate le patenti e l'abilità a guidare? L'ASL ha una funzione importante, sia quella odierna, dove noi cerchiamo di fare un'azione preventiva, mettere i soggetti, renderli consapevoli di che cosa vanno incontro con dei comportamenti anomali durante la guida, ma anche, diciamo, un'azione repressiva, perché nella commissione medica patente una volta arrivato il soggetto deve essere sottoposto a determinati esami. Dottor D'Annunzio, sono aumentati i ritiri delle patenti?
I controlli sulla strada hanno generato in un primo tempo un aumento del numero delle persone che sono state affidate ai controlli della Commissione Medica Patenti, ma questi controlli noi adesso stiamo riscontrando precedentemente con una campagna intensa che precedentemente è stata fatta, ha ridotto il numero delle persone che adesso accedono alla Commissione Patenti. Durante la manifestazione conclusiva che ha coinvolto 36 scuole medie del Teramano e 750 ragazzi, sono stati premiati con caschi omologati di ultima generazione i 36 vincitori del gioco della patente a punti, mentre gli istituti che hanno presentato dei lavori video sul tema della sicurezza stradale sono andati a segni per oltre 2.000 euro. Apriamo la pagina dello sport. Per il ruolo di centravanti del Pescara torna di prepotenza il nome di Simone Ganz, su cui però c'è l'interessamento anche di Foggia, Ascoli e Perugia. Intanto l'assemblea di Lega di ieri ha fissato le date di riferimento del prossimo campionato di Serie B. La prossima Serie B aprirà i battenti con l'Open Day di venerdì 25 agosto e la stagione regolare si chiuderà venerdì 18 maggio 2018. Lo ha stabilito l'Assemblea di Lega di Serie B che si è riunita ieri a Milano. Definite anche le date dei quattro turni infrasettimanali fissati sempre al martedì per il 19 settembre, 24 ottobre, 27 febbraio e 17 aprile. Confermata anche la partnership con Conte.it che darà ancora il nome al campionato cadetto. Il Pescara vuole farsi trovare pronto per l'avvio del torneo e Zeman ha fatto intendere di voler gran parte dell'organico definito per l'avvio del ritiro il 10 luglio, quando i biancazzurri inizieranno a sudare in quel di Rivisondoli, così da poter inculcare subito i suoi concetti di gioco e mettere nelle gambe dei calciatori il massimo della benzina possibile per affrontare la stagione. Sul fronte centravanti, dopo la suggestione Federico Dionisi, si torna a parlare con insistenza di Simone Andrea Ganz. Il centravanti di proprietà della Juventus aspetta l'anno della consacrazione dopo la stagione alle spalle di Pazzini quest'anno a Verona con 4 gol all'attivo. Il figlio di Maurizio Ganz potrebbe arrivare nell'ambito della trattativa avviata con la Juventus per Mamadou Koulibaly, che può riprendere dopo la finale di Champions League. Ganz potrebbe arrivare in riva all'Adriatico in prestito. In caso di pronto ritorno in Serie A, il Pescara avrà l'obbligo di riscatto per una cifra che si aggira sui 2 milioni di euro. Se ne riparlerà nell'incontro che nei prossimi giorni il presidente Daniele Sebastiani avrà con il club bianconero. Un tavolo nel quale il Pescara potrebbe avanzare anche altre richieste come quelle dei centrocampisti Mattia Vitale, ex Lanciano, e Simone Muratore, pilastro della primavera di Fabio Grosso. Su Ganz il Pescara cercherà di non aspettare, visto che sull'ex Lariano ci sono anche il neopromosso Foggia, l'Ascoli e il Perugia. Intanto il Mondiale Under 20 mette in vetrina dei gioiellini già adocchiati dal Pescara e decisivi nel quarto di finale vinto con lo Zambia, con la rete risolutiva di Luca Vido, che il Pescara vorrebbe dal Milan assieme al centrocampista Pessina. In gol anche l'esterno Di Marco, di proprietà dell'Inter, ma in questo caso la concorrenza per il Pescara è spietata, visto che tanti club di A sono sul giocatore reduce dalla stagione ad Empoli, Sampdoria, Sassuolo, Cagliari e le neopromosse Spal e Verona. Gol azzurro anche per Orsolini, che piace tanto, ma che la Juventus potrebbe girare ad un'altra squadra di Serie A. E ora la Lega Pro, sarà Giorgio Repetto il nuovo direttore sportivo del Teramo, la decisione maturata nell'ultimo fine settimana e prossima ad essere formalizzata. Jacopo Forcella. Sorpresa vera in casa Teramo, perché il diavolo ha scelto Giorgio Repetto. Manca solo l'ufficialità, ma ormai sembra tutto fatto. Solo il tempo di mettere giù nero su bianco per l'arrivo del dirigente in casa biancorossa. L'ex direttore generale del Pescara, che col Delfino ha divorziato poco più di un anno fa alla vigilia dei playoff promozione, ha trovato l'accordo nelle ultime ore col presidente Campitelli e sarà il primo rinforzo dirigenziale del diavolo per la prossima stagione. Non è un mistero infatti che i rapporti tra i due capoluoghi di provincia siano sempre più solidi. Dunque, quando tutto sembrava portare a Sandro Federico, ecco il deciso cambio di rotta da parte di Campitelli, che sceglie il dirigente che in riva all'Adriatico è riuscito a far arrivare i giocatori che poi hanno fatto le fortune non solo del Pescara. Il suo primo compito sarà quello di valutare i tanti contratti 16 che il Teramo ha nel carniere, che rischiano di diventare una zavorra insostenibile nel caso in cui non fossero abbassati, almeno nel numero, anche perché potrebbero incidere negativamente sulle possibilità di spesa nel mercato estivo.
Prima infatti va definito che tipo di progetto calcistico ha in mente il Teramo e solo successivamente si sceglieranno il tecnico e i giocatori. Quindi è probabile che per la scelta dell'allenatore si debba attendere almeno qualche altro giorno, certamente dopo l'ufficialità del nuovo direttore sportivo, che dovrebbe essere questione di ore. Intanto, come si era capito da qualche giorno, fumata nera e definitiva per l'accordo Teramo-San Nicolò. Con una nota congiunta sui rispettivi siti web, i due sodalizi comunicano che, nonostante i numerosi colloqui e progetti intavolati nei mesi scorsi, le due società manterranno la propria autonomia gestionale e tecnica in funzione di un migliore sviluppo calcistico territoriale. I rispettivi club tuttavia continueranno la politica di collaborazione intrapresa precedentemente. Tutto saltato dunque, ognuno continuerà ad andare per la sua strada e il Teramo ha deciso a chi farla tracciare. E ora parliamo di calcio a 5, non si arrestano le polemiche dopo la stangata del giudice sportivo sul Pescara per il dopo gara 1 della sfida tricolore, della serie tricolore con la Luparense. Il comune di Pescara esprime vicinanza alla società adriatica e si rivolge ai parlamentari abruzzesi D'Incecco e Fusilli. Assessore Diodati, è arrivata la stangata del giudice sportivo sul dopogara di Pescara Luparense, squalifiche record per i dirigenti del Pescara, squalifica di quasi 7 mesi per il campo di gioco. Voi come amministrazione comunale avevate manifestato sin da subito vicinanza alla società del Pescara Calcio a 5, al suo presidente Danilo Iannascoli, ma oggi siete decisi ad andare ben oltre. Beh, noi insomma crediamo che quello che sia successo durante la partita sia una cosa assolutamente fuori dal normale, per cui abbiamo interessato anche i nostri parlamentari, per cui presenteranno un'interrogazione parlamentare che insomma non è che potrà avere chissà quale tipo di seguito, ma serve per alzare un attimino il tiro su questa disciplina sportiva che a Pescara sta dando tanto, ha dato tanto, però io che ero presente al campo giovedì scorso, insomma, mi sono reso conto che le cose francamente non sono andate così come è stato descritto. C'è stato sicuramente qualche atto di intemperanza, però io credo che Pescara, la città di Pescara, anche dopo gli episodi sgradevoli legati al caso Montari, non meritano di essere classificata in questa maniera. Io personalmente ho sentito le offese che sono state fatte nei confronti dei giocatori del Pescara e della società del Pescara Calcio, per cui insomma io credo che una presa di posizione forte noi come cittadini pescaresi abruzzesi in questo momento qui la dobbiamo prendere. E ha avuto modo di parlare con il patrone Iannascoli? Sì, ho avuto modo di parlare col patrone Iannascoli, che è molto amareggiato, perché insomma voglio dire il calcio a 5, così come lo interpreta la società del Pescara, è uno sport insomma di grande importanza sia per gli investimenti che vengono fatti sia per la qualità del lavoro che è stato fatto. Lui francamente è molto demoralizzato e molto dispiaciuto. Io penso e spero che insomma lui rifletta bene sulle conseguenze della mancata presentazione della squadra a giocare la seconda partita, però insomma mi pare fortemente motivato ed è molto, veramente molto dispiaciuto. Capisco, lo comprendo, perché lui ci mette anima e cuore in quello che fa. Sono 700 i ragazzi che stanno prendendo parte alle finali dei campionati studenteschi di pallavolo in programma in questi giorni nella provincia teramana. Ieri si è svolta l'inaugurazione. Cerimonia di inaugurazione ieri pomeriggio all'Arena Quattro Palme di Roseto per le finali nazionali 2017 dei campionati studenteschi di pallavolo in programma nel Teramano fino al 9 giugno. 700 ragazzi provenienti da tutta Italia, tutte le regioni rappresentate con le selezioni maschile e femminile, ad eccezione della Basilicata e della provincia autonoma di Bolzano, presenti senza la compagine maschile, e il Molise privo di quella femminile. 7 gli impianti della provincia teramana che ospiteranno le partite delle qualificazioni: i palazzetti di Roseto, Pineto, Giulianova, Nereto, Corropoli, Bellante e Mosciano. L'8 giugno le finali al Palazzo San Nicolo di Teramo e nel pomeriggio le premiazioni sempre a Teramo in Piazza Martiri. Sfilata inaugurale di ieri nobilitata da una tedofora d'eccezione, la pluricampionessa di pattinaggio Deborah Sbei. Mi sono molto onorata di essere stata nominata comunque come tedofora e sarà davvero un gran piacere portare appunto la fiacca.
anche se comunque faccio parte di un altro sport, ma essendo amante dello sport in generale sono molto contenta di essere qui questa sera. Sicuramente quest'anno è stato comunque un periodo particolare per la provincia di Teramo, ma comunque per tutta la regione d'Abruzzo, e spero comunque che riusciremo a superarlo velocemente. Ma da solo non sarei riuscito a fare questa manifestazione. Mi permetto di ringraziare tutti i docenti di educazione fisica che per puro volontariato hanno collaborato con me per raggiungere questo obiettivo. Io questa sera, sinceramente, stando qui in questa location, a Roseto, ma alla Riviera Teramana, batte in me, oltre che il mio cuore, ma il cuore che voglio portare su questa maglia, che è il cuore della nostra regione, per tutto quello che ha passato, direi dal 2009 anche a quest'anno 2017, per tutti gli eventi tragici. Sono convinto che il nostro motto abruzzese sia che siamo forti e gentili. Sicuramente stiamo dimostrando la nostra fortezza, sicuramente ci risolleveremo tutti quanti, e vuol dire che l'Italia, tutta l'Italia che questa sera a livello scolastico potrà stare all'Arena Quattro Palme, capirà che l'Abruzzo è veramente una regione forte. Io l'appello che faccio, ringrazio tutti quanti e ringrazio il Ministero che ha voluto questa manifestazione, ringrazio il direttore dell'ufficio scolastico regionale, tutte quante le scuole che hanno collaborato. Daremo sicuramente un segnale di vicinanza alla provincia di Teramo in questa situazione, e tutta l'Italia capirà che potranno venire a vedere le nostre bellezze. Finisce qui la prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.